Ciao a tutti, io sono Grey e oggi sono di nuovo qui su Elden Ring per portarvi una nuova guida. Oggi vi voglio spiegare come completare la quest di un NPC, quindi sarà una guida un pochetto più differente dalle altre e più lunga. La quest è quella di Millicent e niente, spero che il video vi piaccia e buona visione. Il primo passaggio per la quest sarà recarsi alla capanna di Gowri, come vedete all'interno del video. Qui troverete un vecchio e dovrete parlargli e finire tutte le linee di dialogo. Vi dirà di aiutare una giovane, Millicent, e dovrete trovare un nago d'oro. Seguite il percorso che faccio per ottenere l'ago d'oro. Lo otterrete uccidendo un boss che si troverà qui nel lago di Marcescenza. Sarà abbastanza semplice, ma dipende anche che livello siete. Adesso tornate alla capanna e date al vecchio il lago. Vi dirà che gli vorrà un po' di tempo per ripararlo, diciamo. Quindi tornate un'altra volta e vi darà l'ago puro. Adesso dovrete andare a curare Millicent, che si troverà alla Chiesa delle Pestilenze. Quindi donategli l'ago. E finite tutti i dialoghi. Tornate poi un'altra volta e come vedete sarà curata. Come ricompensa vi darà un talismano che vi aumenta la destrezza, mi pare, di 5 punti. Tornate alla capanna e non ci sarà il vecchio, ma ci sarà Millicent. Parlate di nuovo con lei. Adesso partendo da questo montacariche per arrivare a Daltus, il grande montacariche di Dedectus, seguite il percorso che faccio. Può darsi che voi abbiate già sbloccato quella grazia. Io non l'avevo ancora sbloccata. Sarà comunque la grazia vicino alle rovine di Lux. Adesso accendete questa grazia e dovrete cercare una protesi che si troverà a Castello Ombroso. Quindi recatevi esattamente in quella posizione lì, dove sono io, e seguite i passi che faccio. Se non capite qualcosa perché è troppo veloce, abbassate la velocità di riproduzione su YouTube. Uccidete questo cavaliere. E all'interno di questa cassa si troverà la protesi della Valchiria. Recuperatela e tornate alle rovine di Lux, alla grazia di prima. Qui troverete Millicent e gli dovrete donare la protesi. Ovviamente finite ogni volta le linee di dialogo, altrimenti potrebbe non comparire nella zona successiva. Andate poi qui al Colle dei Mulini a Vento, dove ci sta l'Apostolo Sacriderma, mi pare che si chiami, e troverete ovviamente di nuovo Millicent con la protesi. Parlate con lei, ovviamente. La prossima tappa adesso sarà nella vetta dei giganti, qui, alle rovine. E ovviamente ci sarà di nuovo lei. Finite le linee di dialogo, ovviamente, e adesso dovrete recuperare un medaglione.
Il primo pezzo si troverà a Liurnio, nel villaggio degli Albinauri. Seguite il percorso che faccio. Se non capite qualcosa, ho fatto anche un video su questa parte di medaglione sul set di Spoglie Reali, quindi andatelo a vedere se non capite qualcosa. Uccidete questo nemico, oppure lo ignorate e passategli dietro. Troverete un vaso. Attaccatelo o fategli una capriola lì vicino e sarà un NPC che vi darà la prima parte del medaglione. Per prendere la seconda parte dovrete recarvi a questo castello qui e seguite il percorso che faccio io. Se tanti nemici vi inseguono, uscite velocemente dal gioco per far resettare i nemici. Anche qui vi consiglio di uscire, se volete evocare qualcuno, e arriverete a una boss fight. Dopo aver sconfitto il boss, proseguite in avanti, salendo sulla torre. E sulla torre ci sarà ovviamente la seconda parte del medaglione. Eccolo qua. Adesso dovrete andare al montacarichi di Rold. E arrivati in cima, con la freccia a destra del controller, almeno io gioco col controller, vi farà cambiare azione e potrete sollevare il medaglione segreto. Arriverete in una zona segreta della mappa e sarete in un dungeon. Uscite dal dungeon, proseguite finché non arriverete a Ordina, città liturgica. Qui ci sarà un enigma da fare per distruggere i sigilli della città. Seguite il percorso che faccio io a cavallo per arrivare a un sigillo che dovrete attivare dopo aver ispezionato la statuetta. Arriverete qui e per completare questo enigma dovrete attivare quattro statue che trovate nella zona. Attenzione a questi arcieri perché fanno parecchio danno. State attenti anche dove passate perché ci sono dei nemici invisibili, degli assassini dei neri coltelli, che se vi fanno la presa vi levano più di metà vita. Quindi sì, state attenti, ecco. Qui avevo sbagliato strada. Credevo fosse qui l'ultima statua. Invece era là sopra. E attivando l'ultima statua sceglierete il sigillo. Tornati nel vostro mondo, salite questo ponte e in cima ci sarà un teletrasporto. In più, sotto questo ponte ci sarà un set di armatura, quello degli assassini dei neri coltelli, un bellissimo set.
Quindi attivate il teletrasporto e arriverete alla nuova regione. Prima o poi arriverete a questa chiesetta, la stanza delle preghiere, dove troverete Millicent. Ovviamente parlategli. E questo sarà il penultimo passaggio per la quest. Più o meno, dai. Proseguendo con la zona arriverete a questo lago di marcescenza. Vi consiglio di utilizzare un pugnale per muovervi più velocemente. E vi consiglio anche di attivare la grazia qui vicino. Partendo da questa grazia, tornate indietro. Sconfiggete questo nemico. Oppure cadrà giù. Non so. E andando in questo laghetto ci sarà uno di questi vermi che dovrete uccidere. Dopo averlo ucciso, tornate al laghetto e saranno comparsi due segni, uno per aiutare Millicent e uno per ucciderla. In base alla vostra scelta vi darà una ricompensa differente. Io, avendola aiutata, mi ha dato l'emblema della spada putrida, che aumenta notevolmente il danno con gli attacchi consecutivi. Se invece la uccidete, vi darà la protesi di Millicent, mi pare, che aumenta la destrezza e il danno dei colpi consecutivi. Se poi tornate un'altra volta, ci sarà il corpo di Millicent con l'ago d'oro puro, che potrete utilizzare dopo aver ucciso il boss dell'area. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un like e iscrivetevi al canale e ovviamente attivate la campanellina. Se potete, condividete il video così mi aiutate a crescere, dato che stiamo crescendo davvero molto velocemente. E scrivetemi magari sotto nei commenti se volete altre guide sulle quest. Niente, noi ci becchiamo al prossimo video e basta. Ciao ciao.